Salve, oggi vi parlo della teoria dello sguardo e del quarto livello della teoria dello sguardo. Per chi non sappia di cosa si tratta, di cosa sto parlando, si tratta di una mia teoria, insomma, un po' singolare, un po' bizzarra, un po' stravagante, però credo fondata, di tipo psicologico e comportamentale, che cerca di puntare l'attenzione sulla tipologia di sguardo di colui che ascolta. Cioè, quando appunto due persone dialogano, l'ascoltante, e non soltanto anche il parlante, ma io punto l'attenzione sull'ascoltante, guarda colui che sta parlando in un certo modo e lo può guardare in vari modi. Queste modalità si stratificano a seconda di, come dire, tre sezioni generali. Una fredda, quindi esistono delle modalità fredde di sguardo, quindi in qualche modo anaffettive o comunque non affettivamente calde e colorite affettivamente, poi esistono delle modalità un po' più tiepide, poi esistono delle modalità appunto più calde, più calorose, sia a livello psichico che a livello fisico. Io ho distinto sei fasce di zone del viso dell'altro, o meglio dire del corpo dell'altro, guardato dall'ascoltante. Quindi l'ascoltante può naturalmente guardare il viso dell'altro o il corpo dell'altro in sei fasce, almeno quelle che io ho classificato. In questa mia teoria, che ricordo, è una teoria un po' sperimentale, basata naturalmente sia su mie letture, su esperienze, su un minimo, se mi si concede, di intuizione, e sulla conoscenza naturalmente di test riguardanti la psicologia del comportamento, la psicologia gestuale, la psicologia in genere e la psicanalisi. Ecco, un po' tutto questo, a parte la cultura personale, insomma, si inserisce all'interno di questa originale e sui generis teoria dello sguardo. Quindi ripetiamo, la teoria dello sguardo punta l'attenzione sull'ascoltante e cerca di intuire quali sono le zone su cui lo sguardo dell'ascoltante si fissa o lo sguardo dell'ascoltante si colloca e si posa, le zone del corpo dell'altro, per individuare in qualche modo se nell'ascoltante io posso intuire, non so, un gelo, un freddo, una sorta di distanza, di distacco psicologico, affettivo, relazionale, oppure posso vedere invece, non so, qualcosa che abbia a che fare con il desiderio di amicizia, o col desiderio di contatto, o col desiderio di abbraccio addirittura, o col desiderio erotico. Ecco, quindi io ho classificato queste sei fasce. Ho parlato della prima e della seconda fascia, che sono le più fredde, poi ho parlato della terza fascia, che è quella dell'amicizia, e in questo rinvio ai video che sono già su YouTube e sul web, e oggi appunto parlo della quarta fascia, cioè che rientra appunto nella zona, come dire, tiepida e calda appunto al tempo stesso, perché è la zona del contatto, è la zona epidermica. Cosa vuol dire zona epidermica? La zona dello sguardo sul viso dell'altro, che indica in qualche modo un desiderio di contatto non soltanto intellettuale, mentale o psicologico, affettivo, da parte di chi ascolta, ma soprattutto un contatto di pelle, il desiderio di toccare la mano dell'altro oppure anche di abbracciarlo, insomma un desiderio di contatto fisico che non è ancora ovviamente sessuale o non è necessariamente già sessuale, già appunto erotico. Stiamo parlando quindi del quarto livello chiamato da me, definito da me appunto livello epidermico. Dove ti guarda una persona che esprime dentro di sé, sono tutte cose dinamiche un po' inconsce, naturalmente, che non soltanto colui che parla una volta non recepisce, ma addirittura colui che ascolta, cioè il soggetto stesso di queste tipologie di sguardo, a volte non coglie totalmente il significato del suo stesso sguardo. Perché lo sguardo, come ho detto già nelle altre puntate, non è che va dove noi vogliamo che vada. Lo sguardo è una delle cose più indipendenti rispetto a noi. Una persona che ci suscita ripugnanza, non possiamo guardarla in un certo modo, sul viso o sul corpo. Una persona che ci suscita desiderio, lo stesso, non possiamo guardarla in un certo modo. Cioè, noi non possiamo pilotare il nostro sguardo, no? Quando mi si obietta, ma io posso fare del mio sguardo quello che voglio. Quindi posso addirittura fingere di guardare dove non dovrei guardare.
E quindi potrei fingere, non so, di amare qualcuno quando non lo amo, di odiarlo quando non lo odio, di essere indifferente quando non sono indifferente. Potrei simulare e dissimulare. Benissimo, bravo, dico io, bravo, rispondo io. Ma allora sei un attore o sei uno che finge, ma fingere non è facile, soprattutto per chi riesce a smascherare naturalmente la dinamica del tuo sguardo, e soprattutto sei un attore. Gli attori lo fanno, gli attori lo sanno, agli attori, sia per loro istinto, sia perché il regista glielo dice naturalmente, gli attori sanno dove indirizzare lo sguardo, l'attrice sa dove indirizzare lo sguardo sul viso dell'attore, se naturalmente il regista, appunto, la costringe a fare una parte da innamorata, o una parte fredda, o una parte di pura amicizia, o una parte addirittura erotica. Quindi gli attori lo sanno, ma l'obiezione che spesso mi si può fare, cioè della possibilità che noi abbiamo di dissimulare con lo sguardo. Certo, io la recepisco, ma non è facile. Lo sguardo è una delle cose che ci sfuggono di più. Lo sguardo ha delle, come dire, dei caratteri pulsionali, istintuali, quasi da, come dire, riflesso condizionato a volte, che noi non possiamo controllare. Ecco perché lo sguardo ha un suo fascino. Perché molto spesso dallo sguardo di chi ascolta potrebbe addirittura paradossalmente dedurre un significato più l'altro che il detentore dello sguardo, ossia più in questo caso colui che diciamo, parla che colui che ascolta. Perché, ripeto, è su colui che ascolta che io cerco di orientare la mia attenzione per cogliere un significato affettivo o non affettivo dello sguardo, a seconda della tipologia. Quindi, stiamo parlando del quarto livello. Allora, dove guarda, domanda appunto una persona che vuole avere un rapporto epidermico con te, che vuole avere un rapporto, un contatto con te, una persona che se tu prendessi la mano non te la sottrarrebbe, una persona che se tu abbracciassi non ti respingerebbe. Ecco, è una fascia particolare del viso ed è naturalmente una fascia bassa del viso, quella che ha a che fare con le labbra, quella che ha a che fare con la bocca. Quindi il quarto livello è quello relativo alle labbra. Ovviamente in questo caso sono le labbra di chi sta parlando, no? Escludiamo possibilità un po' comica, un po' grottesca, che io stia parlando a un sordo, perché naturalmente se io parlo a un sordo, il sordo di solito mi guarda sulle labbra. In questo caso non dovrei fraintendere e dire, non so, chiunque tu sia, vecchietto, donna, eccetera, eccetera, che mi guardi sulle labbra, hai un desiderio di pelle, di contatto con me, no? In questo caso dovrei valutare la possibilità che non sta sentendo e non sentendo mi guarda il labiale. E non lo fanno soltanto i sordi, a volte lo fanno anche delle persone in fase di rumore, in mezzo a una città, in mezzo al traffico. Io devo urlare, o addirittura dentro una discoteca, appunto, mi è anche capitato che una ragazza, quando ero più piccola, ecco, mi guardasse in discoteca al quarto livello, ma non era un quarto livello, è semplicemente che siccome c'era un bombardamento acustico terribile, un inquinamento da cui io sono scappato entro qualche anno, non essendomi mai piaciuta la discoteca, in questo caso la ragazza mi guardava sulle labbra, cercava di cogliere il labiale perché non capivo, del resto parlavo anche a bassa voce, la discoteca non è mai stato mai il mio forte per conquistare naturalmente una donna con la parola, ma questo chiudiamo questa parentesi. Ecco, dicevo, guardare sulle labbra, sia dalla parte del maschio nei confronti della donna, sia della donna nei confronti del maschio, qui faccio una tipologia eterosessuale, ma la mia teoria può essere sia etero che homo, non c'entra niente, perché l'affettività può essere fra uomo e donna, fra donna e uomo, come fra uomo e uomo, fra donna e donna. Affettività stratificata su vari livelli, fino addirittura all'affettività sessuale, uomo-uomo, donna-donna. Qui non si esclude naturalmente niente in questa teoria. Perché le labbra sono la parte del viso che ha a che fare col desiderio di contatto quando lo sguardo vi si posa? E vi si posa, attenzione, non più di un secondo, cioè non soltanto un secondo, ma più di un secondo. Cioè è uno sguardo che riposa sulle labbra, è uno sguardo che riposa sulla bocca di chi sta parlando, quello di chi, ascoltando, esprime, magari a se stesso, senza saperlo, il desiderio, la pulsione di contatto o di abbraccio, o di diciamo proprio del tangere, no? Del tatto, del contatto epidermico di pelle. Perché le labbra? Perché le labbra sono il nostro punto, come dire, potremmo dire più esposto, sia dal punto di vista dell'indole, del temperamento, sia dal punto di vista di un'affettività fortemente fisica.
se non erotica. Noi sappiamo che le labbra sono già una parte, come dire, erotizzata e erotizzante del viso, molto più del, ovviamente del naso, del mento, dell'orecchio, del collo, molto più di qualunque altra parte del corpo, e forse soltanto gli occhi stanno a un certo livello di, come dire, densità, intensità affettiva, fisica o erotica. Stanno allo stesso livello delle labbra, ma gli occhi hanno un altro tipo di erotismo e poi appunto lo vedremo per quanto riguarda invece la logica degli innamorati, cioè la fascia degli innamorati, quello che poi sarà il quinto livello. Qui non siamo ancora a livello di innamorati, non siamo neanche a livello di persone attratte sessualmente e eroticamente, siamo appunto a un livello affettivo-epidermico, di contatto caldo, di contatto di pelle. Perché le labbra? Appunto, ripeto, le labbra sono la parte forse più scoperta del nostro viso. Sono la parte più profonda, poi, che appunto rinvia al palato, rinvia alla lingua, rinvia appunto alla gola. Quindi rinvia a tutto ciò che ha a che fare con le funzioni non soltanto, come dire, gastronomico, comunque riguardante la fame, il cibo, l'appetito, ma riguardante anche la percezione delle mucose, appunto orali. E appunto riguardante tutto quell'apparato sessuale erotico che ha a che fare naturalmente con il bacio, con le labbra in, appunto in genere, con la saliva e tutto il resto. Quindi le labbra sono comunque, la bocca sono quella cavità, no? Che si apre appunto nel viso, che rinvia comunque ad una erotizzazione del viso o a una componente corporale, affettiva, quindi profonda del nostro volto. Guardare le labbra non è mai innocente, non è mai innocente, le labbra non è che possono essere studiate, come dire, come può essere studiato un naso, un orecchio, un mento, una guancia, ma neanche come possono essere studiati gli occhi. Le labbra, rinviano a qualcosa, a quell'istinto così profondo, rinviano proprio all'interno del corpo, rinviano al fuoco che c'è dentro il corpo, rinviano appunto al bacio, rinviano alla lingua, rinviano a tutto ciò che di profondo eroticamente viene il corpo, non soltanto eroticamente, ma anche in senso lato, fisicamente, affettivamente. Quindi, se una donna, potrebbe anche essere un uomo, che mi guarda, appunto, mi sta guardando mentre io parlo, posa il suo sguardo sulle mie labbra e quindi sulla bocca, già entriamo in una sfera che non è più né quella fredda, ovviamente, né quella semplicemente amichevole, ma è una sfera più che amichevole, in cui l'amicizia diventa anche desiderio, come dicevo, di contatto fisico. Ora, le labbra, si sa, sono forse una delle parti più importanti del viso, già per il neonato, ma non del proprio viso, ma del viso dell'altro, del viso, per esempio, della madre. Il neonato guarda le labbra della madre e non soltanto perché le labbra si muovono ed emettono parole che magari il neonato non capisce, ma di cui sente il suono, la voce, di cui percepisce questa, per lui è fondamentale, naturalmente, è voce che è la voce materna. Ma le labbra sono anche un mistero, già all'occhio del neonato. In quelle labbra il neonato in qualche modo vorrebbe far parte, no? Di quella bocca, la bocca rinvia alla sua bocca, la bocca che per esempio succhia dal capezzolo o succhia dal biberon. Le labbra rinviano a quella cavità che naturalmente è una cavità che comunque avvolge, labbra della madre, bacio della madre, e anche lo stesso mangiare, cioè la stessa azione del masticare o del succhiare da parte di quelle labbra, rinvia naturalmente ad una sorta di stupore affettivo che ha il neonato, che di quelle labbra vorrebbero far parte. Cosa voglio dire con questo discorso? Che la bocca già per chi non è ancora formato, naturalmente come il neonato, ha una componente fortemente, non dico erotizzante, non voglio naturalmente seguire Freud nella rappresentazione erotica estrema, come a volte fa qualche suo scritto, dell'infanzia, ma senz'altro, la bocca per il neonato è un mistero carnale, un mistero epidermico carnale,
un mistero, potremmo anche dirlo già comunque erotico, ma di un erotismo che è affettivo, quindi un'affettività erotica, come quella che lega naturalmente il neonato alla figura più importante della sua vita, che è la madre, e non soltanto all'inizio della sua vita. Quindi la bocca è qualcosa di effettivamente misterioso, profondo, carnale, erotizzante, che ha un suo mistero ed è qualcosa che non lascia appunto fredda l'altra persona. Lo sguardo sulla bocca non è appunto uno sguardo innocente, perché è uno sguardo che implica già un trasporto, una pulsione di contatto fra due corpi. Mentre il primo, il secondo e anche un po' il terzo livello erano dei livelli che avevano a che fare con una relazione, con una certa distanza tra i corpi, anche l'amicizia poi sostanzialmente implica una certa distanza, qui la distanza tende a essere abolita. Cioè la persona che ti guarda mentre ascolta sulle labbra, in maniera naturalmente costante, ecco, o con una certa frequenza, beh, vorrebbe abolire quella distanza che c'è fra me e te, che c'è fra noi e lei. Vorrebbe abolire quella distanza e quindi vorrebbe un contatto che non è più fatto soltanto di parole, ma è fatto soprattutto di non fusione, ma di tangenza, ecco, tangenza fisica, di contatto fisico. Ora, detto questo, molto si potrebbe aggiungere su questo quarto livello, che quindi vede protagonista la zona delle labbra. Volevo soltanto aggiungere appunto una considerazione importante per chiudere, che è una sorta di differenza che passa fra la modalità di sguardo tra donne, tra amiche, soprattutto tra ragazze, e la modalità di sguardo che passa tra uomini. Cioè accade questo, e questa è una considerazione degna di ulteriori sviluppi molto più ampi di quelli che posso dibattere in questi pochi minuti. Cioè, solitamente le donne già a livello di amicizia, quando sono molto molto amiche, appunto le ragazze, le donne in genere, sono praticamente, cioè si guardano anche sulle labbra, ma molto spesso si guardano comunque sulle labbra. E questo, siccome abbiamo detto che il livello dell'amicizia è in fondo il terzo, che non prevede il guardarsi sulle labbra, qui però c'è un'eccezione. Nell'amicizia femminile c'è uno sguardo che è già epidermico, che già, cioè, invade la quarta fascia, che è la fascia dello sguardo epidermico, dello sguardo contatto, dello sguardo affettivo, dello sguardo pre-erotico fra donne. Vuol dire che naturalmente fra donne il tipo di amicizia, l'amicizia si può strutturare molto spesso su una modalità già fisica, non fisica nel senso erotico, ma fisica nel senso dell'epidermide, dell'abbraccio. Quindi, quando due donne si guardano al quarto livello, diciamo, quel quarto livello potrebbe essere il prolungamento del terzo, potrebbe essere una tipologia di amicizia che porta naturalmente la donna ad avere un contatto con l'altra donna. Faccio spesso appunto l'esempio di due donne che si tengono per mano, che danno una sensazione ben diversa di due uomini che si tengono per mano. Due donne che si tengono per mano non sono considerate omosessuali o non rischiano di essere considerate omosessuali. Due uomini, pensiamo due alunni che escono dalla scuola, che si tengono per mano, possono essere considerati omosessuali. Non è usato. E perché questa differenza? Perché io e il mio amico di banco, compagno di banco, non possiamo uscire mano per mano dalla scuola senza essere tacciati appunto di essere dagli omofobi, di essere appunto omosessuali, e due ragazze tranquillamente, anzi fanno anche tenerezza se si tengono per mano o si abbracciano teneramente senza essere considerate necessariamente lesbiche. Perché questa cosa? Beh, questo porterebbe a una risposta piuttosto articolata che non voglio qui diciamo approfondire troppo, ma che si basa su una cultura in cui il maschilismo, naturalmente il maschilismo ancora vigente, tuttora vigente, potremmo dire nell'Occidente, ma continuerà ancora per secoli, porta alla considerazione semplice che il sesso debole siamo noi. Il sesso debole è quello maschile, non fosse altro per il fatto che siamo noi a temere di apparire omosessuali, toccando magari il nostro amico in un certo modo, abbracciandolo, anche baciandolo appunto sulle guance, o anche tenendolo per mano, rispetto invece a quello che è il vero sesso forte. Il sesso forte è quello, in questo caso, femminile, è il sesso di chi non ritiene o non teme
di essere tacciato omosessuale, di omosessualità e quindi di lesbismo se c'è un contatto fisico. Tutto questo per dire che attenzione, al quarto livello accade proprio qualcosa che differenzia la modalità maschile da quella femminile. Quindi il quarto livello tra maschi, cioè anzi tra maschi, il quarto livello da parte appunto maschile nei confronti di un altro maschio già è qualcosa di molto più raro rispetto al quarto livello fra donne. Il quarto livello fra donne, appunto, cioè donne che si guardano sulle labbra parlandosi, non ha assolutamente a che fare spesso con una, come dire, attrazione fisico-epidermica, ma a che fare con una modalità di relazione che è tutta femminile, che invece l'uomo a cui l'uomo sfugge per le ragioni che prima ho detto. Quindi, ricapitolando e concludendo, siamo appunto nel terz'ultimo livello, a questo punto, il quarto livello, di uno sguardo che si posa sulle labbra di colui che parla. È uno sguardo naturalmente particolare, è uno sguardo in cui l'occhio diventa esso stesso fisico, esso stesso portato da pulsioni fisiche, anche perché l'altra persona se ne accorge un po' sostanzialmente. L'altra persona, quella che parla, anche in maniera intuitiva, pur non essendo del tutto consapevole, ma ha la sensazione che colui che parla, che colui che ascolta e ti guarda, colei, se è l'altro maschio, colei che ti guarda sulle labbra, ti sta esprimendo una confidenza fisica particolare. Ce l'ha questa sensazione. La mia teoria scopre in qualche modo l'acqua calda, solo che, come dire, rende autocosciente l'acqua calda, cioè scopre delle pulsioni di cui noi siamo subliminalmente sempre consapevoli, ma non siamo consapevoli a livello conscio. Per cui, per esempio, la sensazione che io ho se una ragazza mi guarda sulle labbra mentre parlo può essere una sensazione non cosciente, ma di piacere comunque, di soddisfazione. E di, come dire, anche reciproca attrazione o di riconoscenza verso chi ha questo rapporto, a meno che non mi dispiaccia la ragazza, di riconoscenza e anche un po' a volte di, non dico di perplessità, ma di turbamento appunto per il fatto che si sta parlando qui di uno sguardo fisico. Lo sguardo al quarto livello, ossia lo sguardo portato sulle labbra di chi parla, è già uno sguardo caratterizzato fisicamente, caratterizzato epidermicamente, caratterizzato a livello di attrazione di pelle. Ovviamente non è ancora decisivo questo tipo di sguardo per parlare né di un'attrazione, come dire, da innamorati, né di un'attrazione erotica. Alla prossima puntata con il quinto livello, che è quello degli innamorati, che vi assicuro è particolarmente interessante.